Buongiorno, oggi parliamo del perché si decide di andare dallo psicologo. Chissà se vi è mai capitato di sentire frasi del tipo solo i pazzi vanno dallo psicologo, lo farei impazzire lo psicologo e via dicendo. Vorrei rassicurare tutti, dallo psicologo per prima cosa non ci vanno i pazzi. Anzi, molto spesso i problemi più gravi li hanno proprio le persone che dicono: io non andrò mai dallo psicologo, non accadrà mai nella mia vita. Si dicono, si definiscono in clinica egosintonici, vale a dire sono tutti quei disturbi gravi, gravissimi, sono tutti pazzi tranne io. Io sono l'unico che va bene, tutti gli altri sono sbagliati. Ecco, quindi mi sento già di dirvi questa cosa qua. Riguardo al dire non ci credo, mi vergogno di andare dallo psicologo e quant'altro, beh, nel primo caso, cioè non ci credo, la psicologia non è voodoo, non è una fede a cui aderire o meno, ok? È una disciplina che peraltro ha tradizioni abbastanza importanti e gli strumenti che utilizza sono validati, standardizzati, quindi non ha proprio nulla a che vedere con il mondo della fede, peraltro a cui bisogna portare rispetto, ma sono due cose completamente distinte e separate tra di loro. Poi vi sarà anche capitato, no, di sentire qualcuno che sostanzialmente afferma di vergognarsi, di andare da qualcuno che ascolti i suoi problemi, un estraneo. Questo per la verità, di tutte le cose che sento, è quella che, come dire, trovo più comprensibile, perché alla fine tu vai da una persona che non conosci, confidi delle cose che sono molto personali, molto delicate, e quindi l'imbarazzo credo che sia assolutamente concepibile. Allo stesso tempo, però, vorrei tranquillizzare anche quelle persone che lo psicologo a sua volta ha fatto dei percorsi. Non è qualcuno che giudica, perché nel momento in cui lo fa o qualora lo dovesse fare, non è un buono psicologo. Io posso anche dirvi che quando c'è qualcuno davanti a voi che vi fa sentire giudicati, voi lo sentite. Quando lo sentite, magari chiaritelo se siete davanti a uno psicologo o una psicologa, chiaritelo. Mi sento in questa maniera e cercate di parlarne. Perché vedete, uno psicologo è tale proprio perché non giudica. Non può proprio farlo. Se lo fa, perde anche la possibilità di potervi aiutare, ok? Ma vale parlarne se siete in seduta, perché no? Assolutamente sì. A riguardo alle dipendenze, no? Esistono anche le persone che dicono: ho paura di andare allo psicologo perché poi mi si crea una dipendenza nei riguardi di questa figura e io poi non saprei come gestirla. Allora, un buono psicologo crea indipendenza, non crea dipendenza. Lo scopo ultimo è fare in modo che le persone possano riprendere in mano la propria vita, e non farlo da dipendenti, ma da indipendenti. Quindi un buono psicologo sarà proprio lui stesso a proporre l'idea alla persona di poter andare avanti, senza nessun tipo di sostegno psicologico in questo caso. Ma allora voi a questo punto vi potreste domandare: ma va bene, ma allora chi va dallo psicologo? È una bella domanda. Volendo semplificare al massimo, perché tutto questo si limita al tempo di un caffè, esistono due tipi di persone che vanno dallo psicologo, due grandi macro aree con dentro tutte le possibilità del mondo. La prima, direi che sono quelle persone che hanno problemi di adattamento. Diciamo che possono avere un problema adattivo rispetto a un evento della vita traumatico. Mi viene da pensare ai lutti, alle rotture col proprio partner, ai momenti in cui le cose non vanno bene, ci si sente stanchi, tristi, ansiosi e quant'altro. Quindi è un problema di adattamento. Poi può essere un adattamento rispetto al proprio mondo personale che sta, come dire, nella testa della persona, quindi in un'ambientazione intrapsichica, oppure può essere qualche cosa che ha a che fare con le relazioni con l'altro, la capacità di potersi adattare rispetto al proprio ambiente di lavoro o a un cambiamento importante della propria vita. Quindi adattamento. Poi esistono tutta un'altra serie di persone che vogliono migliorare in qualcosa, vogliono arrivare a quella performance in una certa maniera,
vogliono poter migliorare in qualche cosa in cui si sentono meno bravi o vogliono migliorare qualcosa in cui sono bravi. Io come psicologo clinico e anche come coach, devo dire che questa parte mi piace molto perché lì spesso si utilizzano strumenti del coaching, perché si entra nell'ambito dell'empowerment, cioè il potenziamento delle capacità, delle abilità. E quindi questa parte è molto bella, molto divertente perché si creano degli obiettivi insieme alla persona e si cerca di raggiungere quegli obiettivi. Quante volte una persona vorrebbe migliorare un aspetto della propria vita, ma non ci riesce, sia una dieta, sia qualcos'altro, no, che ha a che fare con una performance. Ecco, lì ci sono strumenti di coaching interessanti. Peraltro succede, vi assicuro, abbastanza spesso, che una persona viene perché ha bisogno di sostegno psicologico, poi si sente meglio, sta meglio, vuole migliorare qualcosa della propria vita. E allora lì subentra il coaching, quindi è proprio il completamento di un percorso. Qualche volta succede il contrario, perché vuole migliorare un aspetto della propria vita, si scopre però nell'ambientazione, nel setting, che a frenarlo è qualcos'altro. Quindi bisogna prima andare a vedere quel qualcos'altro per poi poter procedere a un percorso di empowerment, ok? Siamo quasi per finire. Come ultima cosa vi voglio dire che gli esseri umani, noi tutti, siamo molto molto complicati. Bisogna imparare a comprendere che ci sono tante parti di noi e che si può lavorare con ognuna di queste parti. È importante perché più si va avanti, più la nostra società è una società che ci porta verso la completezza, verso la competizione. Ed è importante, secondo me, poter prendere confidenza con tutte queste parti. Va bene, io vi saluto, nel prossimo video parleremo delle dipendenze affettive e a presto.